Grazie. Grazie. Grazie Claudio Antinoro. E diamo il buongiorno a Giovanna Laschena, vice direttore centrale economia e vigilanza aeroporti dell'ENAC, l'ente nazionale per l'aviazione civile. Buongiorno dottoressa Laschena, allora l'abbiamo sentito, il flusso dei passeggeri in transito negli aeroporti italiani sta progressivamente aumentando, oltre 20.000 passeggeri, diceva prima il direttore di aeroporti di Roma. Ecco, quando si tornerà pienamente alla normalità, a pieno regime, insomma, ci riusciremo poi? Allora, ce lo auguriamo senz'altro. È difficile dire quando potremo tornare alla normalità, perché molto dipende sia dall'alleggerimento delle misure restrittive che sono poste non soltanto dal nostro governo, ma anche dagli altri governi, dai governi degli altri paesi. E poi dipende molto anche dal poter riacquistare una fiducia a viaggiare sicuri, che al momento forse i passeggeri ancora non hanno. Comunque vediamo che progressivamente la domanda di traffico sta crescendo, e quindi speriamo che già dal mese di settembre-ottobre riusciremo ad avere dei livelli maggiori rispetto a quelli attuali. Dottoressa Laschena, ne abbiamo già parlato nella prima parte del programma, ma torniamo a capire meglio. Se ogni paese europeo può scegliere delle norme maggiormente o meno restrittive, no? L'Italia va verso la quarantena per chi viene da fuori area Schengen, come si fa poi per i viaggiatori che volano facendo scalo in altre città europee a fare i controlli? Allora, i viaggiatori che vengono da altri paesi europei, diciamo che sono in transito da altri paesi europei, sono però tenuti al momento dell'arrivo in Italia a firmare una dichiarazione nella quale appunto si impegnano e confermano di non essere stati nei precedenti 14 giorni in uno dei paesi con i quali l'Italia ancora ha, diciamo, restrizioni, o comunque anche, diciamo, sono previste restrizioni a livello europeo, per cui sicuramente potranno arrivare in Italia ma sono tenuti a fare la quarantena. Bene, allora abbiamo detto che insomma si torna a viaggiare in aereo con tante regole in più. Vediamo questo servizio di Massimo Tosi. Adesso gli tiro un bacio. Cari amici di Una Mattina Estate, volare tanto ci piace, ma prima di accomodarci al nostro posto assegnato, gli obbligatori e giusti controlli dobbiamo aver superato. Grazie, prego. Buongiorno, posso? Grazie. Ecco, carta d'imbarco e passaporto. Perfetto. Benissimo. Grazie. So che si imbarca anche questo adesso, giusto? Tutto suo. Allora posso andare ai controlli di sicurezza. Grazie a lei, arrivederci. Da sottolineare, per chi non lo ricorda, che dal 26 giugno non possiamo più portare il trolley come bagaglio a mano in cabina. Buongiorno, posso? Grazie mille. Anche questi qua? Tutto qua dentro, perfetto. Buongiorno, a posto? Eccomi, controllo temperatura prima dell'imbarco, arrivo. Documento, carta d'imbarco a lei, sono l'ultimo, mi scusi. Di corsa, ma la vacanza mi aspetta, ce l'ho fatta. Buongiorno, sono l'ultimo, lo so, la mia carta d'imbarco. Ora mi siedo. Buongiorno. Questa sotto il sedile, perché la capelliera non esiste più. Possiamo viaggiare in sicurezza vicini, perché abbiamo un ricambio dell'aria con i filtri EPA al 100% ogni 3 minuti. E possiamo partire, andare in vacanza. Salutiamo Una Mattina, dai, estate. Ciao!
Vista così, Barbara, sembra anche semplice, però insomma sono tante le cose da capire e da ricordare. Poi c'è questo divieto di portare a bordo il bagaglio a mano, almeno il trolley, quello tradizionale, misura da cabina. Perché questo, dottoressa Laschena? Prima di tutto vorrei precisare che il divieto di portare bagagli ingombranti a bordo sussiste soltanto nel caso in cui la compagnia aerea voglia derogare all'obbligo del distanziamento. Quindi se tra i passeggeri è possibile rispettare la distanza di un metro, il trolley può essere portato a bordo. Quindi i casi nei quali il trolley non può essere portato sono solamente quelli nei quali si deroga all'obbligo del distanziamento. E l'obbligo di non portare il bagaglio a bordo deve essere accompagnato da un'altra serie di condizioni, quali per esempio il cambiare la mascherina ogni 4 ore, come diceva appunto nel servizio, la possibilità di ricambio dell'aria con dei filtri specifici ogni 3 minuti. Il passeggero deve dichiarare di non essere stato a contatto con soggetti che hanno contratto il Covid, oppure di impegnarsi a comunicare alla compagnia eventualmente l'insorgenza di eventuali sintomi. Quindi sono delle misure che vengono applicate tutte insieme per garantire una maggiore sicurezza dal contagio. Ecco, la misura di non utilizzare le cappelliere è stata imposta proprio perché si vogliono evitare appunto assembramenti o anche contatti ravvicinati che potrebbero certo, non garantire questa limitazione del contatto. Quello che può succedere in aereo quando si va a riprendere il proprio bagaglio, insomma, a volte c'è un po' di confusione. E allora anche oggi diversi voli sono stati cancellati, le compagnie aeree, alcune compagnie aeree continuano a dare i voucher ai passeggeri anziché il rimborso in denaro come previsto. L'ENAC è proprio intervenuta su questa questione voucher, prima con degli avvertimenti alle compagnie, poi in che modo adesso state pensando di intervenire? Stiamo pensando di intervenire applicando quello che la legge consente, cioè delle sanzioni nel caso in cui dovesse essere accertata la violazione del regolamento europeo che prevede la corresponsione del rimborso, l'informativa al passeggero e l'imbarco su un volo alternativo nel caso in cui appunto il passeggero in cui il volo venga cancellato. Il procedimento sanzionatorio non è immediato, è necessario che il passeggero si rivolga prima alla compagnia aerea e trascorse 6 settimane senza risposta o con risposta insoddisfacente può rivolgersi all'ENAC e quindi l'ENAC avvia questo procedimento sanzionatorio. Grazie, grazie mille. Dunque grazie a Giovanna Laschena di